Pre-Live. Centro Revisioni, Florio Calandra. Bentornati a Insta Life, la trasmissione dedicata alle eccellenze siciliane. Oggi abbiamo un artista molto ma molto brava, soprattutto con i colori. Parlavamo di artista che è bravissima con i colori, però è pure brava con i pesci. Non ho detto in presentazione perché magari qualcuno può anche fare la battuta, ma sarei abituata anche perché nel mondo i doppi sensi ormai sono all'ordine del giorno. Presentiamo Daniela Verducci. Ciao Daniela. Ciao Carlo, grazie. Intanto grazie per essere qui con noi e soprattutto facciamo vedere subito, visto che abbiamo fatto la battuta, ecco, non queste, volevo vedere i pesci io. Ecco, questo diciamo che è un po' il tuo cavallo di battaglia. Sì, il mio stile, sì, ormai consolidato. Che cosa, ecco, fermati un attimo Renato, dimmi perché sei arrivato appunto a disegnare tutti questi pesci. E vabbè, il percorso diciamo che è abbastanza lungo, nel senso che io dipingo da sempre, sono una pittrice autodidatta e mi sono ispirata ai colori della nostra terra, insomma. L'ispirazione più grande è stato appunto il mare. Io fin da piccola sono stata a contatto con il mare, specialmente grazie a due miei zii pescatori, i quali mi portavano con loro in moto per scherci a pescare, quindi questo contatto diretto proprio con i pesci è stato fondamentale. Quindi diciamo per questo è un continuo di pesci. Questa è anche una bella foto, quando appunto dipingi. Ma dove dipingi? Sì, ho il mio laboratorio, diciamo, il garage non ci sarebbe la giusta luce per poter lavorare. Ma dimmi un po' chi è questa Daniela Verducci? Ho detto con due C, lo faccio. Sì, Verducci con una C. Sì, come dicevo poc'anzi, io dipingo fin da sempre, mi sono fatta ispirare appunto dai colori della nostra terra e stavo accennando appunto la motivazione per cui, diciamo, io ho iniziato con paesaggi, visi, volti, insomma, la qualsiasi, però poi ho avuto l'ispirazione, mi sono bloccata così, per così dire, con i pesci, perché la motivazione più grande è stato un evento tragico di Punta Raisi. Il 23 dicembre del 78 cadde l'aereo proprio a Punta Raisi. Arrivava da Roma e i miei zii pescatori, ritornando da Trapani, si sono trovati proprio davanti a questo evento così tragico. Quindi hanno salvato loro solamente, purtroppo, 21 persone, quindi questo evento, io allora avevo solamente 2 anni, però era sempre ricorrente nei loro racconti, quindi mi ha colpito tantissimo. Quindi questi pesci così colorati, secondo me, sono un riscatto alla morte di quelle persone. Quindi diciamo che c'è un perché. C'è una motivazione abbastanza importante. Quindi diciamo che è questo. Molti mi dicono, ma i tuoi pesci sono pieni di vitalità, mi trasmettono... Dovrebbe essere appunto... No, ma è proprio per questo. Proprio il tra l'altro non volevamo dire l'età, ma l'abbiamo... No, non ho problemi. Siamo coetanei del 76. È anche un'esperienza a New York. Spiegaci un po'. No, vabbè, quello è stato il trampolino di lancio. Ho vinto un concorso. New York, Sì, vabbè, ma quello mi è servito proprio è stato appunto un trampolino per entrare proprio nel mondo dell'arte.
E poi da lì, insomma, si è scaturito un po' tutto. Poi ho fatto diverse estemporanee, diverse mostre. Comunque, nel mio sito c'è il mio curriculum, quindi si può andare a visionare. Sai che io forse mi ricordo che le due opere che ho viste a San Vito da Capo, ora che leggo. Possibilmente, sì, anche quella è stata una bella esperienza. Però l'esperienza, diciamo, ultima, che alla quale tengo particolarmente, è stata quella che ho organizzato per Amatrice. Nel 2016. Sì, nel 2016. Allora, vabbè, in occasione purtroppo. Abbiamo la tela forse in foto, vediamo se è nato. Abbiamo questa, una tela per Amatrice, legata, no, chiaramente. In realtà sono tante tele, perché io ho raggruppato un gruppo di artisti, pittori. Sì. Non sono nel sito, non ci sono. Allora comunque non posso spiegare io brevemente, diciamo, quello che ho organizzato. Cioè, ho chiesto a più artisti, pittori, miei amici, di dipingere i monumenti principali di Amatrice. Quindi abbiamo, diciamo, costruito così con i dipinti Amatrice. È un evento che è stato riconosciuto, patrocinato dal comune di Palermo e dal comune di Amatrice, e poi dipinti che sono stati esposti a Villa Niscemi, a Palazzo dell'Aquile, sono stati, cioè, li ho portati io personalmente al sindaco di Amatrice, allora Sergio Pirozzi. Quindi diciamo che ha avuto un senso questa esposizione, ha avuto un senso. Poi abbiamo conosciuto pure, insomma, le persone del posto, insomma, molto veramente accoglienti, molto anche segnate da questo. Sì, nonostante il dolore, insomma, la tragicità degli eventi, sono stati veramente molto ospitali. Come ti nasce questa passione? L'abbiamo detto, perché è stata legata un po' a questo avvenimento che ci hai raccontato. Ma a chi ti ispiri? C'è uno dei grandi a cui ti ispiri? No, in realtà no, non ho avuto, cioè, dico, ho studiato, ho avuto delle ispirazioni, però non, qualcuno in particolare non c'è, assolutamente. Ma invece, secondo te, quanto è importante l'arte, ecco, nel appunto diffondere, come hai fatto tu, anche un tema sociale, un tema anche di attualità? Sì, vabbè, è importante. Nel mio caso potrei, diciamo, collegarlo all'ambiente, perché ultimamente, diciamo, i mari sono diventati la pattumiera del mondo, dove si scarica la qualsiasi. Diciamo che abbiamo immagine di plastica. Sì, di plastica ovunque, del mare, ecco. specialmente nel mare. E devo dire che l'ultima mia esposizione che ho fatto a dicembre del 2019 al Circolo Ufficiali, ho, diciamo, rappresentato quello che può essere, diciamo, questo tema così, come dire, triste. Cioè, plastic free. Diciamo, plastic free. Questo. Cioè, allora, considera che noi, anche nel nostro piccolo, tutti i nostri eventi li organizziamo con impatto aziendale zero, nel senso che è zero plastica, quindi vetro, la cannuccia è di carta, è tutto questo. Quello che sta, cioè anche l'acqua, chiaramente, comunque la versiamo in vetro, ecco, sì, dico, sì, ma sì. L'acqua purtroppo si compra ancora in plastica, e ti devo dire che anche lì stiamo cercando una soluzione per un depuratore, cercare di evitare appunto l'acquisto dell'acqua, quindi anche noi, sai, un po'. Cerchiamo di fare la nostra parte, perché tu sai benissimo che se ognuno di noi, magari piccoli passi, ecco, potremmo, certo, anche noi fare la nostra piccolo. Parte. Certo, sicuramente. Una tua idea sull'arte in genere, appunto, siciliana, e soprattutto se magari c'è qualcuno dei tuoi colleghi, qualche amico che sta facendo appunto bene anche in Italia. Ma diciamo che ultimamente lo stile siciliano è abbastanza richiesto. Anche grazie a Dolce & Gabbana, diciamo, sicuramente, che hanno lanciato. Diciamo che ultimamente ancora di più, anche loro, diciamo, hanno rivalutato lo stile siciliano, perché mi pare un 2 anni fa hanno organizzato proprio una loro sfilata a Palermo, che è un museo a cielo aperto. Si sono impadroniti nel senso buono della città di Monreale. Questo ha dato il via a tante espressioni artistiche anche siciliane. Sì, tanti colori, tanti diciamo, che colori. Sono tornate in giro tantissime le lampadine, coppe, esatto, le coppe, tutte, esatto, e poi colorate, tutti, sì, i colori del carretto siciliano, sì, chiaramente, sì, per antonomasia ci rappresenta in tutto il mondo, diciamo, la parte positiva, perché noi, sì, siamo sempre rappresentati, purtroppo, devo dire, con la parola mafia,
è legato alla Sicilia. Prima di fammi vedere questa immagine che abbiamo messo poco fa per sbaglio, Renato, che la facciamo commentare. Ecco, questi sei dipinti? Sì, queste sono delle Sono tele, illustrazioni. giusto? Sì, sono delle illustrazioni dipinte su tela, che rappresentano, diciamo, sempre ci sono i pesciolini, la La donna, mongolfiera mi sì, la piace, mongolfiera senso di molto libertà. carina, sì, sicuramente. Poi sono pure un po' simpatiche, un po' ironiche, anche insomma, la signora, la bagnante con la cuffietta piena di pesciolini, la bambina non mi viene L'aquilona. con l'aquilone, esatto, scusami. E la ballerina sul fiore, Ma insomma. questi sono acquistabili come? Ecco, c'è dal sito, come Dal fai? sito, sì, dal A parte le sito si mostre, può. Sì, chiaramente le in questo mostre che anno suppongo quest'anno, che diciamo, che online il l'abbiamo fatto. Covid ha completamente bloccato tutto, però sì, ci sono i contatti sul sito. Altri pesci. Sì, sempre. Pesci e uomini, c'è una Sempre. Sì, bambina, no, vedi? questa è una maternità che ho fatto in occasione di una mostra qualche anno fa a Natale, insomma, si può. Diciamo che i colori secondo me sono Sì, sono importantissimi, nel senso importanti. che Poi, diciamo, talmente sono le richieste che ho sempre realizzato in realtà dei gadget che possono andare dalla cover, dalla tazza, dalla scatola in latte ultimamente, che è stata molto Ecco, richiesta. queste sono le foto, Sì, visto? queste sono, sì, Scusami, queste alcune. tu le realizzi e poi le fai stampare Queste, sì, chiaramente. io realizzo il disegno e poi il disegno viene stampato o Esatto. sulla cover o sulla Esatto, mai. tazza. Sì, insomma, bene o male ho fatto un po' di tutto. Poi ci sono pure i magneti, questi sono dipinti su tela, anche molto richiesti. Insomma, Diciamo, ti comunque. hai da fare. Sì, Diciamo, l'unica cosa che devi diciamo. sperare, ma un po' tutti, è quelli di tornare Sì, ci alla normalità e lavoriamo. non avere tutti questi prodotti a casa, perché purtroppo si devono vendere. Comunque, la cosa che noi auguriamo ogni puntata, cerchiamo di non parlare più del Covid. È una parola che vogliamo un pochettino Sì, togliere dal nostro linguaggio, eliminare. eliminare, perché già tra qualche giorno facciamo un anno preciso, e quindi diciamo, è una parola che vogliamo eliminare e lasciare comunque l'anno 2020, anche se ancora non cambia niente, purtroppo. Sono Speriamo diciamo, piccoli passi. nel vaccino. Andiamo in pubblicità e poi torniamo con la nostra Daniela. Rientrati in pubblicità, no, in studio, sempre Insta Life in diretta su Fil Rouge TV, la trasmissione delle eccellenze siciliane. Oggi ne abbiamo un'altra. Tra l'altro, possiamo dirlo, ci siamo conosciuti, ti ho abbordato, possiamo dirlo. No, sfruttiamo bene i social. Io ho visto che tu nel tuo profilo chiaramente avevi tutte queste immagini dei tuoi lavori, ti ho mandato il messaggio e ti abbiamo invitato. È la cosa più semplice. Sì, infatti, più diretta, Tra l'altro, proprio certe volte viene velocissima. anche fraintesa, ti devo dire, Sì, perché anche se poi io dico sempre, cerco di anche dare qualche consiglio, perché per molti è scontato, dico, quando qualcuno vi scrive, guardate il profilo, guardate soprattutto quello che fa certo. e quelle foto che pubblica, perché se vediamo soltanto gatti e cose finte, il profilo è finto. Assolutamente Io sì. sono vero. Tre profili, uno me l'hanno tolto. Sì, Facebook ogni tanto hai 5 minuti, no? Non so per Sì, quale sì. motivo mi hanno cacciato il profilo, senza nessun motivo. Quindi diciamo, io sono, ne ho tre, ora rifarò il quarto per tornare e vi invitiamo anche per conoscervi e soprattutto, perché no, dare anche una mano a voi artisti che comunque avete sempre bisogno di visibilità, perché questo è il Sì, leitmotiv, diciamo, è sicuramente questo. è un modo per essere più Sei visibili. stata, no, questo ne dobbiamo parlare, body painting e decorazione di oggetti.
Sì, body painting è stata, diciamo, una parentesi, però sì, è capitato di... Ritorneresti a farlo qualche evento? Sì, sicuramente, sì. Ti devo dire che noi abbiamo fatto due spot televisivi, una volta abbiamo dipinto di blu, che è il colore della lattina di questa azienda, due ragazzi, sono stati un giorno a dipingere, però ti devo dire che ha avuto un effetto... Uno spot bellissimo. Fatto nel 2011. Bello, anche una bella. Super attuale. Mi fai vedere anche il body painting? Evento? Sì? Sì, questa è stata un'occasione dell'Horror Fest ai cantieri culturali alla Zisa. Quindi è dipinto? Sì. Ecco, fiori, stavolta. Pesci non in testa? No. Perché... no, sì, anche. Che comunque... alcune decorazioni proprio di carnevale, questa era la sposa cadavere che ho dipinto in occasione dell'Horror Fest, insomma sì, qualcosa. Il colore verde ci sta, cioè, sì. Si può sposare verde. Invece, purtroppo ti devo fare questa domanda, in questo anno come ti sei organizzato? Hai prodotto di più, hai avuto più inventiva? Ecco, perché per voi... quest'anno sì, avendo più tempo a disposizione, sì. Però diciamo l'ispirazione non è stata la solita, appunto perché questo clima così di terrore, di paura non ha aiutato tantissimo, per cui però insomma qualcosa sono riuscita anche a farlo. Sì, anche perché diciamo, il tempo c'è stato, devo dire, purtroppo. Infatti. Altra domanda, la più grande soddisfazione in questi anni dove magari ti sei trovata o non ti aspettavi di ricevere un premio, magari di... Qualcuno ha accomodato un quadro in maniera, magari l'ha apprezzato in maniera agevolata. Un aneddoto. Ma in realtà ce ne sarebbero tanti, però la grande soddisfazione è quella di vedere una persona che si avvicina al mio quadro e sorride e mi dice, mi ha trasmesso proprio una bella emozione. Un'emozione positiva. Esatto. Per me quella è la grande, cioè a me non interessa il premio, la visibilità, non è, per me quella non è. Quelle fanno parte delle, chiaramente, perché. Dico, ci tengo all'esposizione a fare vedere i miei lavori, però la mia più grande soddisfazione è questa, che quando una persona si avvicina a un mio quadro sorride, cioè secondo me quello è il massimo. Cioè, proprio diciamo che in questo momento dovremmo pensare alla città di Quadri. Renato, sì. Metti la fotografia di prima, siamo alla Questa è la Mondadori, sì, quella che era quella la che... Mondadori, sì, all'ultimo piano. Sì, mi ricordo sì, perché c'era la sala della presentazione dei libri, una cosa bellissima. Sì, questa è stata un'esperienza pure bella, sì, assolutamente. Una bella sala, conoscevo pure il direttore, però sì. Sì, il palazzo era troppo pesante, cioè nel senso che comunque è troppo costoso. Sì, vabbè, purtroppo è andata così. Ora ci sono dei mini corner, cioè dei negozi della Mondadori, se non sbaglio. Sinceramente un po' più a bordare. Ah, quindi questo negozio... è Via Giorgio VII, siamo sì, in sì, vetrino. Sì, ai tempi, sì. Questa anche è una bella esperienza. Sì, infatti approfitto per salutare Stefano Malgrati, il direttore. Stefano, persona squisitissima, veramente. Mi fai vedere qualche foto di Daniela che dipinge? E facciamo anche... Posso farti una domanda sulla vita privata? Figli, marito, moglie, sposato? Ma sì, sposata. No, è giusto per sapere. Sì, mio marito mi aiuta tantissimo. Ah sì? Quindi è una cosa che condividete, questa è una cosa bellissima. No, lui mi sopporta. Questo è chiaro. Lo salutiamo. Lo ringrazio, ciao Rossano. Rossano, sì. Noi capiamo, soprattutto i giorni che non la vedi, che sta a dipingere. Sì, no, vabbè. Fa il mammo, no? No. E invece il casalingo lo fa lui, sarebbe lì che a questo punto. Tutte e due, abbiamo invertito il ruolo, giusto? Daniela, intanto grazie. Grazie a te, veramente, per l'opportunità. Per i tuoi, appunto, per il tuo momento che ci hai anche regalato, anche perché abbiamo conosciuto anche noi l'artista e soprattutto la donna che comunque. Trova il tempo per, e ne trovi tanto perché ci vuole tanto, sì. Per realizzare intanto appunto questo tuo sogno che era quello appunto di fare la pettrice, ma soprattutto hai scoperto, ed è la tua grande soddisfazione, quella di cercare di regalare un sorriso che ti devo dire oggi non è una cosa esatto da niente. Sì. Grazie. Grazie a voi. Ci vediamo, speriamo, non qui, ma in qualche mostra. Sicuramente.
Sai benissimo che appena comincerà tutto ti verremo a trovare e basta. Grazie. Grazie, grazie a voi, grazie Carlo. Aspetta, mi devi dare il regalo in diretta. Ah sì, vero. Aspetta, aspetta, Renato, ripartiamo. Ho dimenticato. Quando dici? Non devo scordare però, eh? Ti ringraziamo Daniela per il tuo tempo, so che c'è un sacchettino, dai, sì, io sono sì, grazie a te. Io con l'occasione ho portato proprio uno dei tanti miei gadget, in questo caso la scatola di latta con i miei pesciolini. Tra l'altro ti assicuro grazie, utile, perché comunque sai, anche se io non sono donna, un po' di neglie. Sì, sì, può essere usato, diciamo. E questi sono anche dei gadget che tu proponi anche alle aziende. Sì, 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 sì. Tra l'altro questo potrebbe essere usato benissimo con dei cioccolatini, magari. Esattamente, sarà sì, 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 anche. Ecco, questo ecco, vi consiglio anche di contattare Daniela per i prossimi regali di Natale o di Pasqua. Ah, non, anche di Pasqua, non anche riempiamo di uova. Non aspettiamo, diciamo, anche gli ovetti ci possiamo mettere. Sì, infatti. Ma invece hai mai pensato di portare dentro le scuole la tua arte? Nel senso che magari di cercare di fare qualcosa con le scuole? Sì, mi è stato proposto, però poi il progetto si è sempre un po' perso perché io penso che una cosa che manca nelle scuole italiane, nel sistema scolastico italiano, è che si dà troppo poco spazio, secondo me, all'arte e alla fantasia dei bambini, degli alunni in questo caso. Questo secondo me, dico io, noi siamo coetanei, quindi abbiamo studiato. Sì, vabbè, ai nostri tempi sicuramente non c'era. Però c'erano quelle, io mi ricordo le educazioni artistiche. Dipende dalla scuola, dipende da tante cose, però sì. Però non nella scuola superiore, secondo me questo è qualcosa che si dovrebbe fare dalla scuola media. Sì, sì. Cioè il ragazzo di 10-12 anni là. Ma anche alla scuola elementare. Proprio, sì, sì. Dare più colori a tutti. Grazie Daniela, io questo me lo conservo gelosamente e appuntamento con Insta Life alla prossima puntata. Ciao! Centro Revisioni Florio Calanda.